Allora, realtà, no? Della realtà mi pare che stiamo parlando, no? Sì, realtà, possibilità, necessità reali. Vediamo qua. Siamo a pagina 616, questo lo dico per chi dice qui Hegel: la necessità che è venuta a mostrarsi è formale, perché i suoi momenti sono formali, vale a dire determinazioni semplici che sono totalità, solo come unità immediata o come immediato cadere dell'uno nell'altro, e però non hanno la forma dello star per sé, e quindi rimangono nell'inse, no? Hegelianamente. In questa necessità formale l'unità è quindi anzitutto semplice, appunto, e indifferente a fronte delle sue differenze. Quando lui parla di unità semplice, parla sempre dell'inse, dice, usare il suo termine. Quale unità immediata della determinazione di forma, questa necessità è realtà, ma tale che, essendo l'unità sua ormai determinata come indifferente a fronte della differenza delle determinazioni di forma, cioè di lei stessa e della possibilità, ha un contenuto. Questa unità immediata, sì, certo, è unità immediata, però non è che esiste da sola, esiste con le sue determinazioni, cioè esiste con il suo per sé. E, ecco, questo il contenuto, appunto, cioè le sue determinazioni, quale identità indifferente contiene anche la forma come indifferente, cioè come determinazioni semplicemente diverse, ed è un contenuto molteplice in generale. Questa realtà è realtà attuale. Qui c'è la nota di Moni che ha tradotto così, ma in realtà sarebbe diese Wirklichkeit ist reale Wirklichkeit, cioè la realtà è la reale realtà, proprio la lettera. Sì, con quella precisazione di Wirklichkeit. Realität. Sì, la reale realtà di pensiero. Sì. La realtà attuale, in quanto tale, è anzitutto la cosa dalle molte proprietà, il mondo esistente, ma non è quell'esistenza che si risolve in fenomeno, sebbene come realtà è in pari tempo essere in sé e riflessione in sé, si conserva nella molteplicità della semplice esistenza, la sua esteriorità è un interno riferirsi solo a se stessa. Quello che è attuale, ossia reale, può agire qualcosa, dà a conoscere la sua realtà con quello che produce. Mi ha detto questo brano perché introduce la questione della causa, della potenza di ciò che agisce su qualche cosa. Ora dice, poco più avanti, un po' più avanti, tanto più avanti, pagina 621, la necessità, ecco, qui affronta la questione della necessità. Che cosa è necessario? Cosa si intende con necessario? Generalmente si intende ciò che non può non essere, ma dice la necessità reale è necessità determinata, cioè è un qualche cosa. La necessità formale non ha ancora in lei alcun contenuto né determinatezza, no? Cioè la necessità in generale non è ancora determinata. La determinatezza della necessità consiste in ciò che essa ha in lei la sua negazione, l'accidentalità, no? Cioè il suo contrario, necessario, accidentale. Così si è venuta a mostrare. Questa determinatezza, però, nella sua prima semplicità, è realtà, attualità. La necessità determinata è quindi immediatamente necessità reale, attuale. Questa realtà, che è necessaria appunto come tale, in quanto cioè contiene la necessità come suo essere in sé, è realtà assoluta.
realtà che non può più essere altrimenti, perché il suo essere in sé non è la possibilità, ma la necessità stessa. Sta dicendo che in effetti la necessità è questa realtà che non può essere altrimenti. Prima vi dicevo la necessità come ciò che non può essere altrimenti, da sempre. Sta dicendo la stessa cosa. Ma con ciò questa realtà, essendo posta come assoluta, vale a dire come quella che è essa stessa, l'unità sua, con la possibilità, no? L'abbiamo visto la volta precedente, non è che una determinazione vuota, ossia è accidentalità. Cioè la necessità senza nessuna determinazione è accidentalità, è qualcosa che accade. Questo vuoto della sua determinazione fa di lei una semplice possibilità, ne fa qualcosa che può benissimo essere anche altrimenti e che può venir determinato come possibile. Questa possibilità però è appunto la possibilità assoluta, essendo la possibilità di essere determinata tanto come possibilità quanto come realtà. Con l'essere questa indifferenza di fronte a se stessa, essa è posta come determinazione vuota accidentale, cioè la possibilità di qualcosa è contenuta nel necessario, se qualcosa è necessario è ovvio che è anche possibile. Non è che abbia detto chissà che cosa, però si sta avvicinando a una questione che ci interessa. Pagina 623 dice: la necessità assoluta è dunque la verità, in cui rientrano la realtà e la possibilità in generale, così come la necessità formale e la necessità reale. Essa è, come si è mostrato, l'essere che nella negazione sua, nell'essenza, si riferisce a sé ed è essere. È tanto semplice immediatezza oppure essere, quanto semplice riflessione in sé oppure essenza, no? Essere è essenza, l'essere che si riflette su di sé è essenza, dà all'essere la sua essenza. Qui dice, è questo, che tutti e due, no? Il puro essere e la pura essenza, sono, dove è andato a finire? Quei bambini, devo tenere il dito qua. Ecco. È questo, che tutti e due sono un'unica e medesima cosa, no? Può essere, può essere. Quello che è assolutamente necessario è, soltanto perché è, non ha nessun'altra condizione né ragion d'essere. È però anche pura essenza. Il suo essere è la semplice riflessione in sé. È perché è. Come riflessione ha una ragion d'essere e una condizione, ma non ha che sé per ragion d'essere e condizione. È essere in sé, ma il suo essere in sé è la sua immediatezza, la sua possibilità e la sua realtà. E dunque perché è, in quanto è il fondersi con sé dell'essere e essenza, ma siccome questo semplice è anche la semplicità immediata, è essere. La necessità assoluta è così, la riflessione o forma dell'assoluto, unità dell'essere e dell'essenza, semplice immediatezza che è assoluta negatività. Quando dice che quello che è assolutamente necessario, no, è soltanto perché è, sta dicendo una cosa interessante se si ascolta, cioè un qualcosa, dice, che non ha una ragion d'essere, è semplicemente. Ma che cosa è semplicemente? Ma naturalmente quando dico questo sto dicendo che ciò che consente di dire, di pensare essere, è il linguaggio ovviamente. Quindi l'unica cosa di cui posso dire che è quella cosa che è la condizione perché io posso dire è.
Dunque, questo ci riporta alla questione centrale, cioè che la necessità, a questo punto, che non è, come dice lui, che l'essere che riflette su di sé, non è che il linguaggio, non è fatto, come dire, ciò che non ha una ragione d'essere, cioè non ha al di fuori del linguaggio la sua ragione d'essere, non ha altro se non se stesso, e quindi con se stesso, chi è? Ah, dai. No, questo è che non lo dice. Per lui l'essere non è l'essere umano, l'umanità è una delle possibili determinazioni dell'essere, ma non è sicuramente quella necessaria. Ciò che è necessario per Hegel è l'essere, vale a dire ciò che non può non essere, e ciò che non può non essere è ciò che mi sta consentendo in questo momento di dire queste cose. Quindi sta ponendo, adesso la porrà ancora in modo più specifica, la questione del linguaggio, perché dice a pagina 625 il rapporto assoluto, la necessità assoluta non è tanto il necessario, meno che mai un necessario, quanto è necessità, essere assolutamente come riflessione. Cioè la necessità non è che questo essere riflesso in sé, ma se noi pensiamo a ciò che ci sta dicendo Hegel, riflettendo la cosa su la questione che pone, che porrà qualche secolo dopo più o meno, adesso su, ecco che allora ciò che è necessario è che sia presente un significante e un significato, e che il significato si rifletta sul significante rendendolo significante. Dunque è rapporto, perché la necessità assoluta, si è detto, è rapporto perché è un distinguere i cui momenti stessi sono la sua intera totalità. Momenti dunque che sussistono assolutamente, di modo però che questo non è che un unico sussistere, e che la distinzione è soltanto la parvenza dell'esporre, e questa parvenza è l'assoluto stesso. L'essenza come tale è la riflessione o il parere, il parere senza senso di parvenza, bisogna fare. L'essenza come rapporto assoluto e poi la parvenza posta come parvenza, cioè considerare la parvenza in quanto tale, no? Non come qualcosa che procede da altro. L'assoluto esposto sulle prime dalla riflessione esterna, ora come forma assoluta, ora come necessità, espone se stesso. L'assoluto espone se stesso, non è qualcosa che lo fa esporre, no? Dice l'assoluto, l'atto di parola, espone se stesso. Questo esporre se stesso è il suo porre se stesso, e l'assoluto è soltanto questo porsi. L'assoluto, così come lo stiamo intendendo, cioè come l'atto di parola, è ciò che è in quanto si pone, in quanto si dice, in quanto appare, è il fenomeno. Da fine, sai, questo ecco, cioè dice in questo senso l'assoluta realtà è uguale a se stessa, cioè l'atto di parola è esattamente il suo porsi. In questo senso parlava prima di necessità, cioè di qualche cosa che non ha al di fuori di sé la sua condizione, ma ce l'ha in se stessa. Questa è una questione che c'è sempre, che è sempre presente in Hegel, l'abbiamo visto, ma addirittura già nella filosofia, sì, nella fenomenologia dello spirito, questo suo sforzo teoretico di trarre dal concetto tutto ciò che è possibile trarre, ma solo dal concetto.
perché, come abbiamo detto varie volte, sapeva benissimo che se avesse dovuto ricorrere a qualche altra cosa, e dopo avrebbe ricominciato da capo. Questo a qualche altra cosa devo pure interrogarlo, ma questa interrogazione porta su un'altra cosa, e così via. Invece lui, Hegel, ha sempre cercato e trovato un qualche cosa che non richiede altro per prodursi, per essere, se non se stesso. Questo rapporto, pagina 626, nel suo immediato concetto è il rapporto della sostanza e degli accidenti. L'immediato sparire e divenire della parvenza assoluta in se stessa. Qui introduce la questione della sostanza che aveva già introdotta prima. In quanto la sostanza si determina all'essere per sé contro un altro, perché la distinguiamo, cotesto, vale a dire il rapporto assoluto come reale, è il rapporto della causalità, no? La sostanza, dice, si pone come causa, cioè ciò che muove qualche cosa. Ma questioni interessanti arrivano tra poco. Finalmente, in quanto questo, come referente sia a sé, passa nell'azione reciproca, con ciò è anche posto il rapporto assoluto secondo la determinazione che contiene. Vabbè. Questa posta unità sua nelle sue determinazioni, le quali sono poste appunto come l'intero, e con ciò anche come determinazioni, e allora il concetto, l'unità, in sostanza, della sostanza con gli accidenti, lo pone come concetto. Il concetto è sempre comunque la sintesi. Prosegue la necessità assoluta e assoluto rapporto. Guardate bene, dire che la necessità assoluta e assoluto rapporto non è una differenza, non è un qualche cosa, è un rapporto, è una relazione, e questo è il necessario. Ciò che è necessario che sia nel segno, per esempio, del sussuriano, è che ci siano significante e significato, ma questi significanti e significato sono in quanto sono nella relazione. È questa relazione che è necessaria, perché è questa relazione che li fa esistere. È sul rapporto, perché non è l'essere come tale la necessità assoluta, ma è l'essere che è perché è. Perché è, vale a dire l'essere come assoluta mediazione di sé con se stesso. L'essere che sì, è quel fenomeno che poi lo vedremo quando avremo appena finito questo, mancano solo questi 300 pagine. Quello che dice Gentile a proposito del termine che lui conia, no? Autofisica, autoproduzione, lui usa a proposito del pensiero, no? l'atto che si autoproduce, ma avremo modo di vederlo. Poi tra l'altro nei termini della fenomenologia è sempre un movimento assoluta, ovviamente, certo. Ecco, questo essere, no, che è assoluta mediazione di sé con se stesso, dice, questo essere è la sostanza, questa è la sostanza, la mediazione di sé con se stesso. Come ultima unità dell'essenza e dell'essere, la sostanza è l'essere in ogni essere, nell'immediato riflesso, né un astratto che stia dietro all'esistenza e al fenomeno, bensì l'immediata realtà stessa. E questo come assoluto essere riflesso in sé, come un sussistere in sé e per sé. La sostanza, come questa unità dell'essere e della riflessione, è essenzialmente l'apparire e l'essere posto. No, questa unità dell'essere e dell'essenza non fa che produrre nient'altro che questo, l'apparire di qualcosa. Per questo che l'altra volta vi dicevo che tutto ciò che vedo, tocco, gusto, fumo, è un atto linguistico. E aggiungo necessariamente, perché se non fosse questo non sarebbe né questo né nessun altro. Quindi, ecco, l'apparire è l'apparire che si riferisce a sé. E così esso è. Questo essere è la sostanza come tale.
viceversa, questo essere non è se non l'essere posto, il quale è identico con sé, e così è totalità che appare, ossia è l'accidentalità, ciò che appare dunque come accidentalità. Ma qui saltiamo un altro pezzettino, ma ci avviciniamo sempre più alla questione che più mi preme. Ma vediamo qui, dice la sostanza, a pagina 629, la sostanza è potenza. È potenza riflessa in sé, non già semplicemente transeunte, che pone e distingue da sé le determinazioni. In quanto nel suo determinare si riferisce a se stessa, sempre la sostanza, è essa stessa quello che essa pone come negativo, o di cui fa un essere posto. No? Se, riferendosi a se stessa, si pone come negativo, come altro da sé. Questo è pertanto in generale la sostanzialità colta. Il semplice posto, sapete che quando Hegel parla di porre, intende dire che nel porre colgo, no? Diciamo forse un'altra cosa. Ecco, il semplice posto, l'effetto, mentre la sostanza che è per se stessa è la causa. Lo rileggo perché è importante. Questo è pertanto in generale la sostanzialità tolta, il semplice posto, l'effetto, mentre la sostanza che è per sé è la causa. Questo rapporto di causalità non è da prima se non questo rapporto di causa ed effetto, e così è il rapporto formale di causalità. Quindi la questione qui ci interessa, comincia a interessarci, è che sta ponendo come causa in generale, non causa di qualche cosa in particolare, ma causa, qualche cosa che muove, che è mosso dalla sostanza. Sostanza che abbiamo visto non essere nient'altro che l'essenza che si riflette sull'essere. Quindi anche in questo caso la causa non richiede nulla al di fuori del concetto stesso. La causa, dice, è l'originario in confronto all'effetto. Fin qui non ho detto niente di particolare. La sostanza è, come potenza, il parere, ossia ha un'accidentalità, se non che come potenza e insieme riflessione in sé nella sua parvenza. Così espone il suo passare e questo parere è determinato come parvenza, ossia l'accidente è posto come questo, che sia cioè soltanto un posto. La sostanza però non si parte nel suo determinare dall'accidentalità, come se questa fosse già in precedenza un altro e soltanto ora venisse posta qual determinatezza, ma entrambe sono un'unica attuosità. Ora qui il nostro amico Moni introduce una parola, e in questo caso sì, avrebbe dovuto mettere una noticina per spiegare che cosa intende con attuosità, visto che non lo dice, o almeno mettere la parola tedesca, poi uno si va a vedere che va a significare. Ma attuosità potremmo intenderla qui come un essere in atto, non ha usato attualità perché l'aveva già usato per altre cose, ma è l'essere in atto di qualcosa, così mi sembra il modo più coerente per intendere questo attuosità, anche brutto tra l'altro. Dunque, ecco, dunque la sostanza come potenza si determina, se è potenza vuol dire che fa qualcosa e quindi è determinata in qualche maniera. Ma questo determinare è appunto immediatamente il togliere e il determinare, ed in ritorno, di nuovo, lo stesso procedimento, quello dialettico.
Dice infatti, essa si determina, essa il determinante, e così l'immediato è quello che è esso stesso già determinato. In quanto determina se stessa, pone dunque questo già determinato come determinato, ha tolto così l'essere posto ed è tornata in sé. Viceversa, questo ritorno, essendo il riferimento negativo della sostanza a sé, è appunto un suo determinarsi o respingersi da sé. Per mezzo di questo ritorno diviene, ossia sorge, quel determinato da cui sembra che essa cominci e che, trovando determinato in precedenza, essa ponga ora come tale. Così l'attuosità assoluta è causa. La potenza della sostanza nella sua verità qual manifestazione da cui quello che è in sé, cioè l'accidente, viene immediatamente anche esposto nel suo divenire, posto come essere posto, l'effetto. Qui ha detto una cosa che è notevole, e cioè c'è questo atto, no? Questa potenza che muove qualche cosa. Ora, quindi una causa, no? Una causa che, come abbiamo visto, comunemente si pensa produca un effetto. Ma questa causa, mentre produce l'effetto, scompare, non è più causa una volta che è effetto. Questo lo dirà anche tra poco, no? Per cui ciò che è causa, e cioè la potenza, di fatto dilegua, ma per il fatto che quell'altra sia l'effetto presuppone una causa. Quindi immagina, adesso la traduco in modo un po' così, immagina che esista una causa per il semplice fatto che io effetto. E allora pensa di trovare la causa, ma in realtà questa causa è ciò che ha prodotto l'effetto. E infatti dirà a un certo punto causa e effetto sono lo stesso. L'ha detto prima. Sì, ecco. Infatti li leggo qui, per mezzo di questo ritorno sorge quel determinato da cui sembra che essa cominci. Sembra. Il fondamento. Il fondamento. Sì, esattamente. Pagina 631. Di fronte a questo in sé riflesso essere posto, di fronte al determinato come determinato, sta la sostanza come un originario non posto. L'idea che la sostanza sia questo originario non ancora posto, però. Siccome in quanto potenza assoluta essa è ritorno in sé, ma questo ritorno stesso è un determinare, la sostanza non è più semplicemente l'in sé del suo accidente, ma è anche posta come essere, come questo essere in sé. La sostanza ha quindi realtà solo come causa, in quanto produce qualcosa. Ma questa realtà, che il suo essere in sé, la determinatezza sua nel rapporto di sostanzialità, sia posta ormai come determinatezza, è l'effetto. Cioè l'essere il fatto che questa causa a un certo punto diviene posta come determinata, questo è l'effetto. L'effetto è quindi necessario, appunto perché è manifestazione della causa, ossia è questa necessità che è la causa. Solo come questa necessità la causa stessa è motrice, comincia da sé, senza essere sollecitata da un altro, ed è fonte indipendente del produrre da sé. Essa deve operare. L'originarietà sua sta in questo, che la sua riflessione in sé è un porre determinativo, e viceversa, ambedue sono una medesima unità.
il suo operare è questo, è un porre che si determina, ponendosi si determina. Esattamente, perché il porre è un porre e togliere. L'effetto non contiene quindi in generale nulla che la causa non contenga, viceversa la causa non contiene nulla che non sia nel suo effetto. La causa è causa solo in quanto produce un effetto, e la causa non è altro che questa determinazione di avere un effetto, ossia l'effetto non è se non questo di avere una causa. La causa si estingue nel suo effetto, e con ciò è estinto anche l'effetto, perché non c'è più la causa. E poiché non è che la determinatezza della causa, no? Questa causalità estinta nell'effetto è pertanto un'immediatezza la quale è indifferente di fronte al rapporto di causa ed effetto, e lo ha in sé esteriormente. Quindi causa e effetto è come se dileguassero in una unità. Pagina 632 al fondo. A cagione di questa identità del contenuto, questa causalità è una proposizione analitica. È la medesima cosa che si presenta una volta come causa, l'altra come effetto, là come una sussistenza particolare, qui come essere posto o come determinazione in un altro. Siccome queste determinazioni di forma sono una riflessione esterna, così è la considerazione sostanzialmente tautologica di un intelletto soggettivo di determinare un fenomeno come effetto e di risalire da esso alla sua causa, a fin di comprenderlo e spiegarlo. Non fa che ripetersi un unico e medesimo contenuto. Nella causa non si ha nulla di diverso da quello che si ha nell'effetto. E poi diventa sempre più specifico, perché dice, pagina 637, verso metà dell'ultimo capoverso, si sta domandando come mai quando si trova una causa poi si cerca la causa della causa e così via. Per la ragione che la causa è in generale un finito, un determinato, determinata come un solo momento della forma. Quando lui parla di momento, intende sempre un qualche cosa che ha un suo opposto, e la cui unione, cui aufebum dei due elementi costituisce l'unità. Dunque, determinato come un solo momento della forma per contrapposto all'effetto, ha la sua determinatezza o negazione fuori di lei. Appunto per questo però è essa stessa finita, ha la sua determinatezza in lei, ed è così un esser posto, ossia un effetto, cioè la causa è determinata, quindi è finita, quindi ha un qualche cosa che è fuori di lei. Ciò che è fuori di lei è ciò che la finitezza della causa pone, e cioè l'effetto. L'effetto della causa. Pagina 639, ultimo capoverso. Ecco, la causalità è un agire che presuppone. Quando lui parla di presupporre intende sempre porre e togliere. La causa è condizionata. È il riferimento negativo a sé come altro presupposto estrinseco, il quale in sé, ma soltanto in sé, è la causalità stessa. È come si è mostrato l'identità sostanziale in cui passa la causalità formale, che si è ormai determinata contro di essa come il suo negativo. La causa come identità, identità sostanziale in cui passa la causalità formale, si è determinata contro sé. Quando Hegel dice che qualcosa si determina, vuol dire che si nega,
soltanto negandosi qualcosa si determina, cioè negando di non essere ciò che non è, per dirlo in modo specifico. Ovvero dice, è lo stesso che la sostanza del rapporto di causalità, ma come quella a cui sta contrapposta la potenza dell'accidentalità in quanto essa stessa attività sostanziale, è la sostanza passiva. Passivo è l'immediato o quello che è in sé e non anche per sé, il puro essere o l'essenza che è soltanto in questa determinatezza dell'astratta identità con sé. Alla sostanza passiva sta contrapposta la sostanza che si riferisce a sé come negativa, la sostanza efficiente, ovvero operante. Non è nient'altro che l'in sé, che il per sé, no? L'in sé è l'identità semplice, che è causa nel senso che mette in moto il meccanismo, che sarebbe anche a pezzi temporali, no? Ciò che è invece è la sostanza, dove è andata? Ecco, la sostanza passiva sta contrapposta alla sostanza che si riferisce a sé come negativa, la sostanza efficiente ovvero operante. Essa è la causa. Ora, dice, questa causa agisce perché è la potenza negativa su se stessa. Ma ciò che diceva prima può intendersi, prima di se si pone il, di nuovo, con il suo significante e causa del significato, no? Lo produce. L'effetto sarebbe il significato, ma è questo effetto che produce a sua volta la causa. Non c'è nessuna causa senza il significato, c'è sempre l'effetto. Ora dice, questa causa agisce poiché è la potenza negativa su se stessa. Agisce su se stessa la causa. In pari tempo è il suo presupposto. E così agisce su di sé come sopra un altro, sopra la sostanza passiva. Toglie così in primo luogo l'essere altro di quella, della sostanza passiva, e in quella torna in sé. In secondo luogo lo determina, pone questo togliere il suo essere altro, ovvero il ritorno in sé, come una determinatezza. Questo essere posto, essendo insieme il suo ritorno in sé, e anzitutto il suo effetto. Sta dicendo che la cosa avviene in questa maniera, e cioè che la potenza, no, che è negativa su se stessa, cioè nel momento in cui si pone, si toglie, quindi esercita questo agire su se stessa togliendosi. Ma per poter togliersi deve esserci, naturalmente. Ecco, quindi vedete sempre questo gioco dialettico, sempre presente in Hegel, peraltro, in cui qualche cosa si pone, nel suo porsi si nega, negandosi ritorna sul ponente, su ciò che pone, ma ciò che pone a questo punto non è più quello di prima, è un'altra cosa. Quindi, come dire, la causa dell'effetto la si ritrova attraverso l'effetto, ma come altra per sé. Quindi era la causa? Sì e no. È la causa nel senso che ha mosso qualche cosa, ma il fatto che sia quella cosa aver mosso qualcosa lo so soltanto dopo. Non posso porlo prima. Non c'è prima. Non solo non posso porlo, ma questa è la questione centrale, direi, in Hegel. Non c'è prima. Lo faccio esistere a posteriori. Sì, occorre che ci sia, ma è, come dire, diciamola così, è l'effetto che fa esistere la causa. Causa senza la quale l'effetto non può esistere.
Ecco perché dicevo prima, no, dell'insè, per sé, del significato, significato, e della relazione che fa esistere i due. Senza questa relazione non esiste nessuno dei due, non esiste né la causa né l'effetto. Quindi, compiendo questo movimento, no, della causa che riflette in sé e in questo modo si determina, dice lui, in questo modo soffre violenza. Cristo dice, la violenza è l'apparire della potenza, ossia è la potenza come un esterno, qualcosa che interviene. Un esterno è però la potenza solo in quanto la sostanza causale nel suo agire, cioè nel suo proprio porsi, in pari tempo presuppone, cioè pone se stesso come un tolto. Ma questo esterno in realtà è sempre all'interno, è sempre all'interno del concetto, non è qualcosa che viene da fuori. Viceversa, quindi l'azione della violenza è anch'essa un'azione della potenza, è soltanto un altro che viene presupposto da lei stessa, quello cui si agisce la causa violenta. Scusate, quello su cui agisce la causa violenta è soltanto un altro che viene presupposto da lei stessa. L'azione sua su di esso è un riferimento negativo a sé, ossia è la sua propria manifestazione. Si manifesta così la potenza, negandosi, intervenendo su di sé, negandosi. Allora questo togliere è violenza. E una volta che si toglie, si determina. Ed è questo determinarsi, questo lavoro che fa su di sé, no? Che apparentemente sembra su altro, ma questo altro è sempre sé. E questa è la violenza di cui parla Hegel. Infatti dice, l'azione sua su di esso è un riferimento negativo a sé, ossia è la sua propria manifestazione, è così che si manifesta. Il passivo è il per sé stante, che è soltanto un posto, no? Un posto, quindi un tolto, un rotto di se stesso, vabbè. Una realtà che è condizione, è precisamente la condizione ormai nella sua verità, cioè una realtà che è soltanto una possibilità, o viceversa un essere in sé che è soltanto la determinatezza dell'essere in sé, soltanto passivo. A quello quindi cui la violenza accade è non solo possibile di far violenza, ma questa gli deve anche essere fatta. Quello che ha potere sopra l'altro l'ha soltanto perché è la potenza di quello, potenza che si manifesta costì, che manifesta costì sé e l'altro. Cioè questa violenza non può non essere fatta, perché se non la facesse non sarebbe potenza, perché la potenza si manifesta in questo modo, agendo su di sé, negando, togliendo il suo opposto e riflettendo su di sé. Come dire che in ciascuna volta in cui, per tornare alle prime pagine della fenomenologia dello spirito, senza la quale temo sia estremamente difficile leggere la scienza della logica, perché nella fenomenologia dello spirito sono articolate tutte le questioni che poi, di cui poi sta parlando nella scienza della logica. Ma vi dicevo, ecco, in questo riflettere del per sé sull'insè, no? Ritorniamo al punto di partenza, l'insè e il per sé, questi due momenti, perché non sono entità separate, questi due momenti sussistono in quanto il per sé dà all'insè la sua inseità, è una parola brutta ma in filosofia si usa. Ora, questo movimento, questa potenza, questo agire dell'insè non è altro che il porre il per sé
e trarre dal per sé la sua propria inseità, che altrimenti non ha. Quindi prima del per sé, quindi prima di questo movimento dialettico, non c'è l'insè, anche se ne stiamo parlando, ma non c'è. E questa è la questione difficile da intendere in Hegel, e cioè come ciascuna cosa si ponga in atto a posteriori, sempre a posteriori, cioè nel momento in cui c'è la relazione, c'è l'aufhebung dei due momenti. Solo allora esiste il primo, che fa esistere il secondo, perché senza il primo non esiste neanche il secondo, ma senza il secondo non esiste il primo. Questo movimento che Hegel chiama dialettica è la relazione dei due. Questi due non esistono se non nella relazione, che non è che li preesiste, e non esiste neanche dopo. Coesiste, cioè è la simultaneità dei due. Questa relazione non è altro che la simultaneità dei due. La sostanza passiva viene pertanto da un lato conservato, ovvero posta dalla sostanza attiva, in quanto cioè questa fa di sé una sostanza tolta. Vabbè. Dall'altro lato poi l'attività del passivo stesso di fondersi con sé e di far così di sé un originario e una causa. Questo fondersi con sé dei due momenti fanno di tutto questo un originario e la causa. Il venir posto da un altro e il proprio divenire è uno stesso, perché questo altro che lo pone è sempre se stesso, è sempre la potenza che pone come suo altro ciò che deve togliere per riflettersi in sé e quindi diventare causa. Per essere ora, siamo a pagina 642, per essere ora la sostanza passiva mutata essa stessa in causa, è in primo luogo tolto in lei l'effetto, ossia l'azione, in ciò consiste in generale il suo controeffetto o la sua reazione. Tolta la sostanza passiva e si toglie in lei l'effetto, ossia l'azione, il suo agire, e dice in ciò consiste il controeffetto, cioè la reazione. In questo c'è anche quella nozione di cui parlavamo forse la volta scorsa di forza, no? Di forza, che è ciò che poi tiene insieme il segno, tiene insieme i momenti. Nella causalità condizionata la causa si riferisce nell'effetto a se stessa, perché quello è il suo altro come condizione, come presupposto, è il suo agire, è quindi così un divenire come un porre e togliere l'altro. Ecco, è sempre la stessa cosa che ci stiamo dicendo. Inoltre essa si conduce con ciò come sostanza passiva, ma secondo che si mostrò, questo è un modo di dire proprio usato, secondo che si mostrò. I ragazzini di oggi no. Questa sostanza passiva, soggetto, sorge come sostanza causale per mezzo dell'azione che si è verificata su di lei. Quella prima causa, che dapprima agisce e riceve di rimando in sé la sua azione qual reazione, si presenta con ciò da capo come causa, per cui quell'agire che nella causalità finita riesce al progresso del falso infinito viene qui ripiegato e diventa un agir reciproco rientrante in sé, un agir reciproco infinito. Qui parla di falso infinito, nella fenomenologia parla del cattivo infinito. Il cattivo infinito sarebbe quello della regressio all'infinito, no? Che non c'è per Hegel. Perché questo rinvio non è un
un rinvio infinito, un rimpallo dall'uno all'altro, ma è l'unione di due opposti. Questo rinviarsi dell'uno all'altro all'infinito può accadere se, e soltanto se, tengo i due momenti come separati. Ma se li pongo come momenti dello stesso, è ovvio che tutto questo scompare. E tra l'altro questo è il modo in cui è che risolve la questione del rinvio all'infinito. Dice a pagina 643. Ecco, l'azione reciproca si presenta come una causalità mutua di sostanze presupposte e che si condizionano. Vabbè, questo abbiamo visto. Ciascuna di fronte all'altra in pari tempo una sostanza attiva e una sostanza passiva, nel senso che ciascuna si mette continuamente al posto dell'altra. In quanto entrambe sono così tanto passive quanto attive, si è già tolta ogni loro differenza. È una parvenza completamente trasparente. Esse sono sostanze solo in questo, che sono l'identità dell'attivo e del passivo. Ecco. Non c'è mai in Hegel il mantenere la separazione di due elementi contrapposti. Questo per Hegel è questa è la struttura del discorso religioso, no? Che mantiene i due opposti, immanente, trascendente, vero, falso, essere, l'essenza, eccetera, eccetera. E siamo ormai alla fine, dice questa pagina 644 inizio, questo da prima estrinseco che sopravviene alla causa e ne costituisce il lato della passività, è quindi mediato da lei stessa, è prodotto dalla sua stessa attività. Questo estrinseco, ciò che appare essere fuori, esterno, è un prodotto della sua propria attività ed è così la passività posta dalla sua stessa attività. La causalità è condizionata e condizionante. Il condizionante è il passivo, ma anche il condizionato è passivo. Questo condizionante, ossia la passività, è la negazione della causa per opera di lei stessa, in quanto si fa essenzialmente effetto. L'azione reciproca non è quindi altro che la causalità stessa. Non solo la causa ha un effetto, ma nell'effetto sta come causa in relazione con se stessa. A questo punto la causalità interviene qui in Hegel e come l'azione reciproca di causa ed effetto, che sono lo stesso. E lui chiama causalità la relazione. Esattamente, bravissimi. E infatti dice si sbavagli. Secondo me non è il passivo, non è sempre passivo, l'attivo non è sempre attivo, perché c'è questa oscillazione. Secondo me, dice l'ultimo capoverso, necessità e causalità sono dunque così scomparse, esse contengono l'una e l'altra cosa, l'identità immediata come nesso e relazione e l'assoluta sostanzialità dei distinti, quindi l'assoluta loro accidentalità, l'unità originaria di una diversità sostanziale, dunque l'assoluta contraddizione. Allora, necessità e causalità scompaiono sempre nell'autore, naturalmente, non è che non esistono più. Esse contengono l'una nell'altra. Quindi, un'identità immediata, no? Tra l'assoluta sostanzialità dei distinti, quindi l'assoluta loro accidentalità, no? Unità originaria. Perso il filo, scusate. Sarebbe come dire che necessità e causalità, no, possiamo porli come in sé, no, ciò che è necessario è che ci sia in sé.
qualcosa che è in sé. Ma la causalità, la sua causa, ciò che causa in sé, a essere in sé, è in per sé, così come è il significato che è causa del fatto che il significante sia significante, perché se non ci fosse significato non significherebbe un accidente di niente. E infatti dice: ecco, la necessità è l'essere, perché è l'unità dell'essere con se stesso, il quale ha sé per fondamento. Ma viceversa, avendo un fondamento, non è essere, non è assolutamente che parvenza, relazione o mediazione. Di nuovo la questione dell'uno e dei tutti di Parmenide. No, l'essere è significante come l'uno, è significato come molti, come la molteplicità, a fronte dell'unità semplice. Ecco, ultima cosa, sì. È pagina 645, primo capoverso: la sostanza assoluta, no, come forma assoluta, sostanza che abbiamo visto essere ciò che muove, la causa del movimento, distinguendosi da sé, la sostanza assoluta, non si respinge quindi più da sé come necessità, né si rompe più quale accidentalità in sostanze indifferenti, a sé estrinseche, ma si distingue da un lato nella totalità, no? La sostanza assoluta, la quale, la sostanza già passiva, è un originario come riflessione dalla determinatezza in sé, come semplice tutto che contiene in se stesso il suo esser posto, e in ciò è posto come identico con sé, l'universale. Dall'altro lato poi si distingue nella totalità, la sostanza già causale, come nella riflessione parimenti dalla determinatezza in sé alla determinatezza negativa, la quale come determinatezza identica con sé è così anch'essa il tutto, ma posto come la con sé identica negatività, il singolo. No, questa è una questione che pone rispetto a universale e particolare, perché l'universale è ovviamente certo il tutto, ma è un tutto che, dice Hegel, non si respinge più da sé, cioè non ha in sé il negativo, no? E quindi rimane un tutto, non è determinato, infatti il tutto non è determinabile, a differenza del singolo, che invece è determinato dall'essere negato, dalla sua negazione. Intende così, per quanto abbia interesse la cosa, ma l'universale, qui verrebbe da dire una cosa, e cioè che, ma la dice lui adesso, scusate. Immediatamente però, poiché l'universale non è identico con sé, che in quanto contiene in sé la determinatezza come tolta, infatti è indeterminato, cioè ha la sua determinatezza come tolta, ed è dunque il negativo come negativo, no? La famosa doppia negazione, la prima negazione è quella dell'avere, essere di fronte all'opposto, la doppia negazione è quella di togliere l'opposto riflettendolo su di sé. Dunque il negativo come negativo, esso è quella medesima negatività che è la singolarità, no? Se toglie il negativo del negativo ritorna in sé, quindi si pone come determinato e dice, e quindi è la singolarità, e la singolarità, poiché è parimenti anch'essa il determinato determinato, uno scrive minuscolo, l'altro maiuscolo. Il negativo come negativo è immediatamente quella medesima identità che è la universalità. Dice la singolarità. Anche la singolarità è anch'essa il determinato, cioè il negativo in quanto negativo. E
e immediatamente quella medesima identità che è l'universalità, e l'universale è identico, indeterminato ma identico, nel senso che universale è universale e non particolare. Questa loro semplice identità è la particolarità. La loro semplice identità è la particolarità, la quale contiene in una immediata unità del singolo il momento della determinatezza, dell'universale il momento della riflessione in sé. Vedete che parla di momenti, quindi di qualche cosa che si compone in una unità. Da una parte dice il momento della determinatezza, dell'universale, della determinatezza del singolo, scusate, dall'altra parte rispetto all'universale il momento della riflessione in sé, sono l'essere e l'essenza. Queste tre totalità, singolare, universale, particolare, che sarebbe il terzo elemento che aggiunge, no? Dice questa loro semplice identità è la particolarità, la quale contiene entrambe le cose. Dunque, tre qualità sono quindi una sola e medesima riflessione che come riferimento negativo a sé si distingue in quelle due, ma come in una differenza completamente trasparente, cioè in quella determinata semplicità o in quella semplice determinatezza che è la loro unica e medesima identità. Questo è il concetto, il regno della soggettività e della libertà. E qui vorrei sottolineare il modo in cui lui dice che intende questi due momenti, no? In una differenza completamente trasparente, cioè in quella determinata semplicità o in quella semplice determinatezza che è la loro unica e medesima identità. Questo è il concetto, cioè ciò che mette insieme un essere, essere ed essenza. Il concetto è la parte, la terza parte della scienza della logica, che naturalmente è complessa. Lui, come dicevamo all'inizio, ha distinto questa opera in tre, chiamiamole fani, no? L'essere, l'essenza, che abbiamo appena terminato, e il concetto. Essere, essenza, chiaramente non sono, io ho detto fasi, ma non sono fasi, sono momenti di un tutto. Torno a dirvi, non esiste uno senza gli altri. Questo poi è preso da Peirce rispetto alla disconnessione di segno. Ciascuno degli elementi non esiste se non in relazione. Deve esserci l'essere perché ci sia l'essenza, ma senza l'essenza non c'è l'essere, perché l'essere non ha la sua essenza, appunto, quindi non è niente. Ma entrambe queste due cose non sono nulla se non c'è il concetto che li tiene insieme, si unisce. Bene, abbiamo concluso. Dunque, vi dicevo, non restano che 300 paginette per chiudere la brochure. Va bene, allora la affronteremo nella prossima, il prossimo mercoledì. E se potessimo trarre così da tutto ciò che ha detto Hegel fino adesso un'unica formulazione, potremmo dire che ciò che affermo non è mai ciò che affermo. Ecco. Che è la mia fortuna, nel senso che in questa formuletta così che vi ho dato un po' per gioco, un po' no, in effetti ha chiuso il funzionamento del linguaggio. Perché è ciò che consente il rinvio. Consente quindi la messa in atto della potenza, cioè la potenza di affermare qualcosa. Si continua a parlare per cercare di dire quello che si è detto. Esattamente, bravo, esattamente così. Bene, ci vediamo mercoledì.